Allora, cominciamo. Benvenuti a questa sessione in cui parliamo di nugget e di come versionare sostanzialmente pacchetti nugget. E questa sessione si basa su un caso di studio, in realtà, che è il software che noi sviluppiamo nella nostra azienda. E abbiamo praticamente riscontrato dei problemi sul modo in cui lavoravamo per il versionamento dei pacchetti nugget, in sostanza di un nostro prodotto, e all'interno di questa sessione vi spiegherò quello che è stato poi per noi il modo in cui abbiamo risolto il problema. Un ringraziamento va come sempre agli sponsor che ci hanno concesso di essere qui oggi, hanno supportato l'evento appieno, ma anche non solo sponsor, ma anche le community, Dotto.net, Get Latest Version. Qui non c'è, però c'è anche windowserver.it. Allora, di cosa parleremo quindi? Vi spiegherò un po' quello che è stato il nostro problema. Vedremo come abbiamo risolto il problema attraverso il versionamento del software. Lo abbiamo fatto sostanzialmente utilizzando due criteri, due approcci, che sono GitFlow e GitHubFlow. E parleremo anche degli strumenti che ad oggi utilizziamo per versionare software e per generare nuovi pacchetti software. Innanzitutto, qual è il caso di studio? Allora, io lavoro per una società che si chiama Blacksin, siamo in sostanza una software house, e fra i vari prodotti che produciamo, oltre che fare consulenze e training, abbiamo un content management system, un CMS in sostanza, che si chiama WebRite. E nell'arco degli ultimi 2 anni, perché questo prodotto ha una vita di almeno 5 anni, abbiamo cominciato diverso tempo fa a svilupparlo, negli ultimi 2 anni abbiamo riscritto totalmente la parte core, e in particolare la parte di persistenza dei dati. E da qui sono nati due prodotti in realtà. Raptor, che si occupa più della parte di persistenza dei dati, è il nostro core, e WebRite, che invece è la vera e propria parte di CMS, che include tutto ciò che riguarda la gestione dell'amministrazione, le pagine web, ma soprattutto i plugin fondamentali quando vogliamo innanzitutto rendere il nostro software pluggabile, quindi abbiamo dei pezzi, dei mattoncini che aggiungiamo pian piano. Naturalmente è una cosa che torna utile dal punto di vista commerciale quando un cliente vuole una nuova feature, noi aggiungiamo un nuovo plugin con il suo relativo costo. Come gestivamo e come tuttora gestiamo le release dei singoli plugin? In sostanza utilizziamo Nugget. Nugget è il package manager maggiormente utilizzato in ambito net. Il codice di Raptor e di WebRite è scritto totalmente in .NET, utilizzando ASP.NET. In realtà dalle ultime versioni utilizziamo per la parte di front-end anche Angular e TypeScript. E però sostanzialmente per ciò che riguarda le librerie, i nostri plugin, utilizziamo Nugget. E il modo in cui sostanzialmente abbiamo utilizzato e utilizziamo tuttora Nugget è quello di avere la nostra libreria. Questa libreria, quando è pronta, quindi quando abbiamo una nuova feature da dover deployare, la pacchettizziamo e la portiamo su Nugget, e da quel momento in poi sarà presente sul feed di Nugget. Una piccola premessa, non so, conoscete Nugget? Sapete un po' com'è fatto? Nugget esistono in realtà due versioni, per volerla dire tutta. Una versione pubblica, che è nugget.org, che è il sito dove potete ospitare e recuperare i pacchetti durante lo sviluppo del software. Però Nugget vi dà anche la possibilità di avere on-premise un server che utilizzate per i vostri pacchetti interni. Ok? E noi all'inizio dello sviluppo software abbiamo utilizzato un server interno per avere i nostri plugin storicizzati al di fuori di nugget.org. Quindi abbiamo il nostro feed privato e lì andiamo a storicizzare i pacchetti. Ora, questa fase è la fase in cui noi prendiamo il nostro codice e lo pacchettizziamo.
Quindi creiamo il vero e proprio NoPKG che sarà poi deployato su Nugget, su server Nugget. E ci siamo accorti che con l'aumentare dei clienti, con l'aumentare delle installazioni e soprattutto con l'aumentare delle diverse feature che davamo ai nostri clienti, iniziavamo ad avere dei problemi. Problemi dovuti sostanzialmente a quelle che erano le versioni installate di fronte a quelle che erano le versioni che stavamo sviluppando. Quindi molto spesso avevamo problemi di dipendenze all'interno del nostro software. E questo ci ha portato un po' a iniziare a capire da dove derivassero i problemi. Uno dei primi quesiti che ci siamo posti è come versionavamo. E in realtà abbiamo ragionato su e abbiamo detto ok, versioniamo in questo modo, lo facciamo a mano. Sostanzialmente quello che facevamo in passato è prendere l'assemblyinfo.cs, aprirlo, metterci la versione a mano. Non so se sapete come funziona, ve lo farò vedere durante la demo. In sostanza, nell'assembly.info ci sono due proprietà che potete impostare per la versione del vostro software. Ok, e quindi che cosa facevamo? Utilizzavamo questo metodo per versionare il nostro software. Ora, secondo voi dove sbagliavamo? Qual era il problema in questa cosa? Che non c'è uno standard, bravo, sei arrivato quasi al punto. In realtà non è un problema versionare a mano. Se si segue un processo ben definito, allora versionare a mano non è un problema. Quindi il nostro problema fondamentale era il fatto che, poiché c'erano diversi sviluppatori che lavoravano su diverse feature, e nelle stesse feature facevano bug fixing, nuove feature e così via, ci eravamo accorti che molto spesso i numeri delle versioni generate a mano non corrispondevano effettivamente a ciò che si stava rilasciando. E quindi questo per noi ha portato poi dei problemi a delle dipendenze. Però naturalmente sbagliavamo anche perché non automatizzavamo il tutto. Perché è vero che non è sbagliato versionare a mano se lo si fa con un processo ben definito, però poiché oggi siamo qui a parlare di DevOps, e uno dei principi fondamentali di DevOps è che tutto ciò che può essere automatizzato deve essere automatizzato. Allora, questa cosa qua, se la possiamo fare in maniera automatizzata, la dobbiamo fare. E naturalmente dove porta la mancanza di un processo? Porta ad una roba che si chiama dependency hell. Che cosa significa? Significa che, questa è la definizione da Wikipedia, però in soldoni che cosa significa dal punto di vista pratico? Che se io ho la mia applicazione e la mia applicazione referenzia una libreria che ha questa versione e la mia applicazione referenzia anche questa libreria che ha questa versione, se questa libreria referenzia la stessa libreria ma con una versione diversa, sono un po' nei casini. E che cosa può accadere quando non ho due dipendenze per il mio software ma ne ho 50? Possono capitare due cose. La prima che si verifica è una roba che si chiama too tight, ovvero version lock. Sono così. Che cosa significa? Significa che le mie dipendenze sono così strettamente legate fra loro che sono costretto ad aggiornare una libreria per aggiornarne un'altra. Oppure mi può capitare di avere troppa promiscuità delle versioni. Chi ha mai usato JSONnet? Quando utilizzate JSONnet su una ventina di progetti, vi capita mai di avere una versione di un numero, un'altra versione, un altro progetto, un altro numero? E poi tutti i 50 errori in Visual Studio che vi dicono guarda la versione JSONnet non corrisponde. Quello è un caso particolare di Promiscuity, in cui abbiamo il nostro software che al suo interno ha più versioni di una stessa libreria. Come abbiamo iniziato a risolvere il nostro problema? Bene, innanzitutto, quando abbiamo iniziato a riscrivere il CMS, era nel momento storico della nostra azienda, era anche il momento in cui abbiamo switchato a Git, perché prima utilizzavamo TFVC. E
E Git ci ha dato la possibilità di utilizzare un processo più standardizzato per la gestione della realizzazione del nuovo codice, così come di fare hotfixing. Tra i vari processi che possiamo utilizzare con Git esiste Gitflow. Gitflow non è altro che una serie di convenzioni che si possono usare per stabilire quali strategie di branching devono essere create quando creiamo un nuovo software. Quindi Gitflow non fa altro che darci una serie di convenzioni per denominare i nostri branch. E quindi seguendo queste convenzioni abbiamo la possibilità di avere delle strategie di branching ben definite e ogni branch ha il suo significato, ovvero se io ho una branch che si chiama develop, so che quella branch conterrà il codice della prossima release. Però ci torniamo fra un attimo. Il fatto che abbiamo cominciato ad utilizzare Gitflow ci ha dato anche la possibilità di standardizzare meglio quello che era il versionamento del nostro software. E infatti Gitflow si sposa bene con il semantic versioning. In realtà il semantic versioning lo possiamo utilizzare anche al di fuori di Gitflow, non c'è nessuna restrizione. Però per i tool che ci sono a disposizione sulla rete, ne abbiamo trovato uno in particolare che ci aiutava con Gitflow a versionare bene il nostro codice. Che cos'è semantic versioning? Non sono altro che una serie di schemi per indicare in che modo gli assembly dovrebbero essere versionati in base a ciò che stai facendo, che sia una nuova release, che sia un hotfix, che sia una nuova feature. E torniamo un attimo indietro a Gitflow. Gitflow, come vi avevo accennato, non è altro che un modello di branching. Ci sono a disposizione diversi branch che si possono utilizzare. In realtà Gitflow è in sostanza, dal punto di vista pratico, anche un tool da riga di comando che potete utilizzare per creare nuovi branch, per chiuderli, per fare nuove release. In sostanza sono sei branch, ci sono master, hotfix, release, develop, feature e support. Qui non è presente support nella lista, però è un altro dei possibili branch. Sostanzialmente come funziona Gitflow? Vado un attimo sul browser per farvi vedere un po' come funziona. Abbiamo di base il nostro branch develop, che rappresenta il branch su cui sviluppiamo, quindi la main line per così dire, il branch che conterrà la prossima release del nostro software. Quando vogliamo aggiungere feature al nostro prodotto, quello che creiamo è una nuova feature. Dietro le quinte, quando noi appunto creiamo una nuova feature con Gitflow, lui non fa altro che creare un branch che ha il prefisso, scusate, feature, e poi ha il nome della feature che io sto sviluppando. Generalmente si danno nomi abbastanza comprensivi, tipo ad esempio aggiunta login, quindi avrò il mio branch feature slash aggiunta login. Quando sono pronto per Quindi dopo che ho terminato il codice, ho validato, ho testato e così via, sono pronto per chiudere la feature e Gitflow farà per me il merge di quello che ho creato di nuovo sul branch develop. L'aspetto più importante però è sicuramente la release. Quando sono pronto a deployare il mio software, Gitflow mi dà la possibilità di creare una nuova release. Qui all'interno della release posso fare testing, bug fixing e quando avrò terminato e sarò pronto a effettuare il vero e proprio deploy, quello che vado a fare è chiudere la release e Gitflow farà per noi i merge sia su develop che su master. Perché giustamente master mi serve perché questa è la versione che io sto mandando in produzione o comunque che sto pubblicando. Develop invece mi serve, il merge su develop mi serve perché io poi da lì devo ricominciare lo sviluppo della mia nuova versione.
E tutto questo facendo dei piccoli e semplici comandi da riga di comando. Quindi Git ci dà, per così dire, a gratis tutto questo set di feature. Il fatto di avere, e torno un attimo alle slide, un meccanismo del genere ci aiuta comunque a standardizzare il processo, ma soprattutto, come dopo vedremo, ci aiuta anche a definire bene, in base a quale branch ci troviamo, quello che può essere il numero di versione per il codice presente in quel branch. Oltre a Git Flow, esiste anche un altro flusso che si chiama GitHub Flow. Abbiamo preso in considerazione quest'altro flusso perché, come vi ho accennato prima, noi siamo passati da TFVC a Git, e Git l'abbiamo usato su Visual Studio Team Services. Poi, a causa di esigenze di alcuni clienti, abbiamo avuto alcuni repository su GitHub, perché alcuni clienti ci hanno richiesto l'utilizzo di GitHub. E anche lì avevamo la necessità comunque di storicizzare e di versionare i nostri software. E lo abbiamo fatto utilizzando GitHub Flow. GitHub Flow è un processo molto simile a Git Flow. A differenza di Git Flow, non esiste un vero e proprio tool ufficiale, per così dire, da riga di comando, sebbene esista qualcosa che trovate su GitHub che si può utilizzare. E quello che ci mette a disposizione GitHub Flow è sostanzialmente una linea principale, che è la nostra master, dove andiamo a far partire i vari branch feature per le nuove funzionalità. Quando siamo pronti per ricollegare, per mergiare su master, vi è un processo di review del codice che si chiama pull request. Quando la pull request è terminata, quindi quando abbiamo validato, testato quello che abbiamo realizzato, facciamo il merge della pull request e quindi in questo contesto andiamo a ri ricongiungere ciò che abbiamo realizzato con il branch master. Ed anche in questo caso, poiché abbiamo un processo ben definito, possiamo, attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti, crearci qualcosa che ci dà il numero della prossima versione del nostro software. Vediamo invece SemVer come funziona. Allora, vi avevo accennato che sono un insieme di regole che definiscono, in base a quella che è la storia del nostro repository, in sostanza, ci aiutano a definire in che modo possiamo dare i numeri del nostro software. Di base, SemVer parte da un concetto che è questo: esistono tre numeri come versione del mio software. Questi tre numeri corrispondono a major, minor e patch, e questi dovrebbero rappresentare la versione finale, e fra poco vi spiego cosa significa finale. Però la cosa interessante che aggiunge SemVer sono la parte di pre-release e la parte di build metadata. SemVer in particolare parte da un concetto che è questo: fra due release del software io avrò tante n versioni del mio software che possono essere testate, deployate su dei server per il testing e soprattutto possono essere prese in considerazione come prossima release. Il punto è che, prendiamo il caso che io sto dando i numeri a mano per il mio software, no? E imposto che questo software sarà, quella versione sarà 1.0.0. Se mi accorgo che quella versione non va bene, in un certo senso io ho sprecato un numero, perché poi la dovrei aumentare per l'aggiunta del bug fixing di altre versioni. E questi due numeri, quindi queste due porzioni, ci vengono in aiuto quando dobbiamo effettuare una cosa del genere. Perché innanzitutto io avrò dei tag di pre-release che stanno a indicare quelli che sono i miei stage di testing, sostanzialmente, quindi alfa, beta, RC. Ma soprattutto ho i build metadata perché mi danno la possibilità di buildare, o meglio, di avere un progressivo per le build del mio codice. Quindi se io in una giornata faccio 10 build della stessa versione, questo è un numero incrementale che avrà un numero diverso appunto per ogni build che ho effettuato. E questo mi aiuterà poi nel discorso di Nugget a avere versioni diverse, per così dire, del mio software che sto testando con numeri diversi.
E naturalmente tutti questi numeri con le varie porzioni hanno una precedenza, quindi una precedenza alfanumerica da questo punto di vista, quindi 1,0,0, alfa, 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 beta e così via, fin tanto che arriviamo alla versione 1,0 che sarebbe ciò che abbiamo deployato. Ora, premesso questo, come arriviamo a generare i nostri numeri? Lo facciamo con un tooletto che si chiama gitversion. Gitversion non è altro che un exe che, dato un repository, si fa i suoi calcoli interni e ci fa uscire a un certo punto un numeretto. Quindi ci dà un insieme di numeri da utilizzare per le nostre build. Quindi in questo caso vedete come una build automatica in cui è stato inserito uno step di gitversion abbia generato in automatico tutti questi numeri e li abbia impostati come versione del software che sto rilasciando. È un tool utilizzabile su diverse piattaforme cross-platform, quindi si può usare su Windows, sul Linux e su Mac, grazie all'uso di Mono. E la cosa interessante è che, come vi accennavo, può essere integrata all'interno delle build automatiche. Quindi abbiamo la possibilità di avere negli steppettini, che sia WSTS, Jenkins e così via, abbiamo la possibilità di avere uno steppettino per gitversion che ci genera per noi il numeretto della prossima versione. Come funziona la generazione, in sostanza? Può avvenire in diversi modi. In particolare, gitversion attualmente si trova alla versione numero 3, sebbene sia in beta già la versione numero 4, che aggiunge qualcosina in più, e si basa un po' su questi criteri per la generazione di un nuovo numero. Innanzitutto, i tag. Se io ho un tag su un commit, utilizzerà il numero di quel tag che viene impostato in quel tag. Se io ho ad esempio un branch release che si chiama in questo modo, utilizzerà questo numero. Se ho all'interno di un messaggio di merge, commit in particolare, una cosa del genere, utilizzerà questo numero. Se ho una policy per cui se un numero di versione aumenta su master, voglio che aumenti anche su develop, lui si calcola il prossimo numero. Oppure posso utilizzare un file di configurazione in cui imposto all'interno il numero di prossima versione a mano e lui utilizzerà a sua volta quel numero. Quindi ci sono diversi criteri, è molto configurabile come tool e ci dà a disposizione molte opzioni per customizzare quanto più possibile quello che è il nostro processo di definizione dei numeri di versione. Ok, in particolare quando usiamo git version abbiamo due modalità di utilizzo, ovvero il modo con cui lui ci aiuta a generare questi numeri. E nello specifico, per semplificarla, considerate che quando utilizziamo la modalità continuous delivery, sostanzialmente utilizza un tag per capire il numero di prossima versione. Se utilizziamo Continuous Deployment, lui si baserà sui commit per generare il prossimo numero di versione. E questa cosa ve la farò capire un po' più in dettaglio nella demo. Una volta che abbiamo standardizzato il nostro processo attraverso questo tool, abbiamo automatizzato il tutto, grazie all'uso delle build di Visual Studio Team Services. Quindi, come vi accennavo prima, in Git version, con Git version abbiamo la possibilità di avere uno steppettino nella nostra build che ci genera il numero. Ok, allora, vediamo innanzitutto un po' come funziona Git Flow. Git Flow lo si installa tramite l'uso di Git for Win tramite la libreria Git for Windows. Quindi se avete già installato su Windows Git for Windows dovreste già avere Git Flow. E il riuscite a vedere? Si vede bene dalla. E il primo passo, naturalmente, se non abbiamo un repository pronto su cui utilizzare Git Flow, è quello appunto di avere un repository. Ho utilizzato il comando git init per inizializzare i repository. Se io uso il comando git flow,
come vedete Gitflow mi dà a disposizione una serie di comandi che posso utilizzare, e questi comandi mi danno la possibilità di creare appunto quei branch di cui vi parlavo prima. In particolare git init mi aiuta a stabilire, git flow init mi aiuta a stabilire qual è la mia configurazione per la generazione dei branch. Qui ad esempio posso impostare che il branch master è quello su cui risiede la mia il codice che io ho portato in produzione, develop la prossima versione del mio software, e poi ci sono tutti i branch a supporto come feature, per le nuove feature, bug fix, release, hotfix, support. Ok? Una volta fatto questo, come vedete Gitflow ha switchato sul branch develop proprio perché è il branch su cui io comincio a sviluppare la nuova versione. Se volessi sviluppare qualcosa, quello che vado a fare è Gitflow feature start con il nome della feature, ad esempio login. Quello che crea per me è appunto un branch che si chiama feature login, e da questo momento in poi io sono libero di sviluppare per la mia funzionalità che sto implementando. Quando ho terminato, quello che posso fare è gitflow feature finish, e quello che lui farà per me è mergiare i commit che io ho creato all'interno di questo branch, eliminare il branch perché ormai non serve più, e quindi avrò tutti i commit, o meglio il merge di commit sul branch develop. Non faccio ancora il finish perché vi voglio far vedere a questo punto anche come funziona git version. Git version, a differenza di git flow che troviamo già in git for windows, si installa a parte. Potreste utilizzare ad esempio diversi tool come Choco, che vi consente di installare qualcosa dall'esterno, quindi da un repository, e una volta installato, se utilizzate git version da riga di comando, il semplice comando git version vi mette a disposizione già un JSON in sostanza che ha i numeri di versione. Quindi di base, quando ho un repository vuoto in cui non ho ancora impostato nessuna versione, per convenzione git version parte da 0.1.0. Ok? Però è qualcosa di configurabile, non è necessario come cosa. E vedete, qui sul branch feature mi dà una serie di pre-release tag, login 1, un po' di build metadata, major minor patch, ma quello che ci interessa più di tanti è questo numero qua, semver. Questo rappresenta appunto il prossimo numero di versione che rispetta semver. In particolare il numero della mia build, se io vado a compilare e a generare un pacchetto, il numero della versione del mio software sarà questo qua, se naturalmente compilo e buildo questo branch. Ora, se vado ad aggiungere un commit, quindi non faccio altro che fare un commit con questa versione, per semplicità naturalmente non uso messaggi significativi, e vado a chiudere la mia feature, quindi dico gitflow feature finish, lui cosa farà? Farà il merge, mi riswitcherà su develop, e se adesso eseguo di nuovo il comando git version, su develop avrò che la versione è sempre la stessa, quello che mi cambia è il pre-release tag, ovvero su develop ho unstable, e questa è una cosa che si può configurare, potrebbe essere alpha ad esempio invece di unstable. E ancora una volta guardiamo il semver 0.1.0 unstable 1. Faccio un altro commit qui, ok,
Vediamo adesso che versione abbiamo. 0.1.0, però ciò che è cambiata è la parte di build metadata. Quindi in sostanza, ad ogni commit, questa parte qua viene aumentata. E questo ci serve appunto perché quando andiamo a buildare abbiamo numeri di build diversi in base a quelli che sono i commit utilizzati all'interno dei repository. Git version non fa altro che studiare la storia dei repository, la storia dei repository, il branch su cui ci troviamo, si fa i suoi calcoli interni e naturalmente ci mette a disposizione questi numeri. Ora, se proviamo a fare ad esempio una nuova release e dico ad esempio git flow, release start. E in questo caso do come nome del branch 100. Vedete che cosa ha fatto per me? Ha creato un branch release 100. Quindi adesso mi trovo su un branch di release che utilizzerò magari per testare il mio codice prima di andare a deployarlo. E se facessi ad esempio qui git version, noterete che lui ha cambiato per me il numeretto di versione. Si è basato sul fatto che io sto in un branch, sono in un branch release slash 100. Quindi in automatico lui ha preso per me questa informazione, ma soprattutto beta, perché non è ancora il numero finale, non ho ancora rilasciato il mio codice, ma sono ancora in uno stage precedente al rilascio stesso. Fatto questo, dico git flow feature, no, chiedo scusa, release finish farà i suoi merge, mi chiede, ed è giusto che sia così, un messaggio per il tag. Sappiate qua che quando io sviluppo una nuova release, ad un certo punto dovrò taggare all'interno del mio repository git quella versione. In questo caso lui mi chiede un messaggio per il tag. Ok, mi ritrovo su develop. Ha riswitchato per me il branch, però nel frattempo che cosa ha fatto? This branch has been merged into master. Quindi ha creato il merge verso master. Poi ha taggato con 100 la release, ha rimergiato verso develop, ha eliminato il branch di release e mi ha switchato, ho fatto il checkout su develop. Proviamo a vedere un attimo adesso git version che cosa ci dice. Mi trovo nella versione 1.1.0. Perché secondo voi? Perché è la versione della prossima release. Quindi sostanzialmente git version funziona in questo modo, ci dà questi numeri che noi possiamo utilizzare appunto per capire qual è la versione del prossimo software. E questo funziona sia se utilizziamo git flow che GitHub flow, il meccanismo è uguale. Volendo possiamo personalizzare quello che è il comportamento di come questi numeri vengono generati. Se uso il comando git version show config, lui mi dice che convenzione usa per ogni singolo branch, e in particolare per il branch develop utilizza continuous deployment, quindi significa che ogni volta che io vado a fare un commit, in particolare un commit di merge nel mio caso, lui è andato ad aumentare il numero di minor, infatti da 100 è passato ad 110. Se mi trovo sugli altri branch invece, quello che va a fare non è aumentare il numero, così come è scritto qui, di minor, ma va ad aumentare quella che è la parte di patch, quindi in sostanza quella parte di build metadata, quella parte di pre-release tag. Naturalmente poi per ogni branch io qui posso andare a definire delle mie regole che mi sono impostato. Ok, fin qua? Domande? Ok. Vai, 6 minuti, ok.
Ah, 15, ok. Allora, detto questo, Git version ci dà anche la possibilità di fare una configurazione tramite un wizardino. Se eseguo il comando git version init, lui mi dà in sostanza un menu che mi aiuta a stabilire in che modo posso configurare la generazione dei numeri della release. E nello specifico, se ad esempio eseguo lo step 2, è un vero e proprio wizardino in cui mi chiede cosa stai usando, git flow o github flow? Ad esempio in questo caso noi stiamo usando git flow e quindi seleziono il primo. Poi mi chiede vuoi fare in modo che il numero sia aumentato quando tagghi la release oppure quando tagghi su ogni commit? Ora, come avete visto, questa impostazione è diversa in base al branch in cui mi trovo. Per develop è impostata di default deployment e sebbene continuous delivery sia la modalità di default proprio di base di git version. Generalmente si usa continuous delivery quando usiamo github flow e continuous deployment è più indicato quando usiamo git flow. Fatto questo, salvo. Quello che fa lui, vedete, è che qui, questo toolettino che si chiama PoshKit, che non è altro che un toolettino che mi dà a disposizione nella shell di PowerShell lo stato del mio repository Git, mi dice che qualche file è cambiato. In realtà, il file cambiato è un file che si chiama git version YAML, non si vede un po' dal rosso. Ve lo apro nel Notepad. Non è altro che un file in cui dice, in cui salva ciò che ho configurato all'interno del wizard. E quindi io ho scelto Continuous Deployment. Qua posso definire un po' come vengono generati i numeri basandomi su una configurazione per branch. Quindi quello che avete visto prima nello show config dove c'era l'elenco dei branch. Io lo posso riportare qui facendo delle modifiche e questo va a sovrascrivere la configurazione di base. Ok. Allora, detto questo, vi spiego un attimo come automatizziamo anche le build. Nello specifico vi ho detto che abbiamo delle build su User Studio Team Services. Queste build, nel caso specifico del codice che state vedendo, non fanno altro che fare una serie di step. Se la rete ci aiuta. Ok. Questi sono gli step che vengono fatti all'interno di questa build. È sostanzialmente una parte del codice, questo nello specifico è la parte di UI del pannellino di amministrazione che utilizza Angular e NPM. E il primo step presente all'interno della build è uno step di git version. Git version per noi andrà a generare il prossimo numero della versione. Quindi semplicemente lo richiamiamo, lui genera la prossima versione. In realtà quello che fa dietro le quinte quando integrato in questa build è storicizzare tramite delle variabili di VSTS una sorta di variabili di sessioni e le stesse variabili di sessioni le possiamo poi riutilizzare poco più avanti, quando andiamo a pacchettizzare il nostro codice, semplicemente dicendo. Eccolo qua. E qui non lo riesco a ingrandire, vediamo se ce la faccio. Eccolo qua. Version, git version, nugget version. Quindi diamo come parametro dello step di nugget la versione di nugget fornita da git version. Ora, perché esiste una versione di nugget? Faccio un passo indietro. Perché se io torno all'interno del mio repository,
E qui dico git version. Ops. Noterete che ci sono delle variabili apposite per Nuget, dove la differenza rispetto a semver sta nel fatto che non ci sono caratteri particolari, come ad esempio il più. Questo perché Nuget nell'attuale versione non supporta ancora appieno semver. Ok? E nello specifico git version genera per noi una sorta di numero paddato, cioè un pad di zeri. Per fare in modo che quando poi andiamo a generare la prossima versione del nostro software, che è un pacchetto Nuget, Nuget non ci dia appunto picche quando andiamo a fare il push del pacchetto. Ok, quindi andiamo a dare a Nuget, in pasto a Nuget, nel pacchetto Nuget Pack, la versione della prossima release. Una cosa che anche abbiamo fatto e che ci ha salvato da un po' di problemi è questa opzione qua, e questo ci ha risolto un po' di problemi perché quando si creano pacchetti Nuget abbiamo deciso per policy interna di portare in quel pacchetto anche eventuali riferimenti ad altre librerie realizzate da noi. Questo perché ci aiutava sostanzialmente nella gestione delle dipendenze e quindi evitare la dependency L che vi dicevo prima nelle slide. Una volta fatto realizzato il pacchetto, che è poi il risultato di quest'artefatto, abbiamo un task di release, una vera e propria release del nostro software, che non fa altro che fare il push del pacchetto su un feed Nuget. E in realtà, in Visual Studio Team Services, da un po' di tempo a questa parte, è stato aggiunto un server Nuget interno, quindi abbiamo la possibilità di creare dei feed interni alle nostre project collection. Eccoci. Quindi, nelle release verso il feed non facciamo altro che fare il push, nulla di complicato. Ecco qui. Diamo in pasto il. Ok, questo non si vede bene, ma secondo me. Eccolo. Non l'avevo caricato bene per la connessione. Abbiamo questo feed che andiamo a vedere qui. Quindi la release fa il push. Quello che avremo come risultato finale all'interno del feed è l'elenco di tutte le versioni del nostro software, questa volta versionate con semver. E in questo modo abbiamo risolto i nostri problemi di dipendenza. Perché sostanzialmente con quell'opzione di Nuget, avendo un processo ben definito all'interno del nostro ciclo di vita del software, ci ha aiutato tantissimo a non incappare in problemi, in progetti che non compilavano, in modi di, soprattutto di dare supporto ai nostri clienti con quella determinata versione. Ok, quindi ho le versioni del mio software. Se clicco ad esempio su un pacchetto, ho a disposizione l'elenco completo di tutti i pacchetti e posso utilizzare naturalmente Nuget per installare anche una versione precedente rispetto a quella attuale.